era un approccio di tipo atletico più che un approccio con pazienti con malattia di Parkinson, diventavano più atleti con malattia di Parkinson, abbiamo cominciato a strutturare tutta una serie di accorgimenti e esercizi pratici che possono essere svolti quotidianamente dal soggetto con malattia di Parkinson per bypassare certe situazioni che il Parkinson comporta. Quindi diciamo che una cosa che il potenziale lettore, che sarebbe in primis il diretto interessato, quindi la persona con malattia di Parkinson, può trovare nel libro, è imparare a conoscere se stessa e a capire perché gli sta succedendo quella cosa lì, in quel momento, quel tipo di sintomo, in quel giorno, che magari ci sono le nuvole e allora si sente più rigido, e perché c'è un capitolo, per esempio, dedicato proprio a questo, si chiama acclimatazione. Ecco, partendo da questo, poi ci sono tutta una serie di metodiche descritte nella maniera più meticolosa possibile, ma anche più fruibile possibile, per bypassare tutte queste situazioni e contrastare questi sintomi. Ad esempio, nell'ambito della riabilitazione, ora mi riferisco a un tipo particolare di riabilitazione, che è la riabilitazione neurologica, che è l'ambito in cui lavoro io. Ormai si è visto che l'approccio riabilitativo è proposto non da una persona, quindi non si vuole assolutamente togliere dignità a nessuna figura professionale né categoria, ma anzi si vuole proporre, come diceva Antonio, un lavoro di squadra, perché in un approccio riabilitativo ci deve essere un lavoro di squadra in cui entrano in gioco il neurologo o il fisiatra, il fisioterapista, in alcuni casi il logopedista, in alcuni casi lo psicologo, in alcuni casi lo psichiatra, in alcuni casi l'ingegnere biomedico e via dicendo. Quindi l'approccio riabilitativo deve essere un lavoro di squadra, non può essere responsabilità di una sola persona che per forza di cose non può essere onnisciente. Io non mi aspetto che un fisiatra mi aiuti nell'approccio psicologico come uno psicologo, per dire, sicuramente. Quello che ho trovato di grande utilità è capire perché si fa una certa ginnastica, capire perché si fa un certo esercizio, perché questo è fondamentale, no? Bisogna sapersi conoscere, perché conoscendoci, come si usa dire ogni tanto, noi siamo i migliori medici di noi stessi, no? Ma conoscendoci, conoscendo le reazioni del nostro fisico e del nostro spirito, anche perché non tutte le volte abbiamo voglia di fare degli esercizi, no? Perché sono anche un po' impegnativi, tra virgolette. Quanto tempo gli dedico, poco, tanto, eccetera. Quindi questo che si propone è un libro alto così, data la mia età io scelgo il libro in base all'altezza, quindi so che se è così riesco a leggerlo, se è un po' più alto faccio qualche difficoltà. Questo non c'entra nulla con il Parkinson, questa è pigrizia, è pigrizia. Però diciamo il metodo, ecco, la cosa che a me pare fondamentale in questo testo è che non dà delle soluzioni totali o parziali per il nostro male, ma ci indica un metodo, ci indica una strada. E questa strada è fatta da un approccio alla malattia di Parkinson in team, in gruppo,